Ed eccoci rientrati in studio. Come potete vedere, non siamo più nello spazio dedicato all'alimentazione, che se ne dica, perché qui sul nostro touchscreen abbiamo sistemato due formaggi, due tipi di formaggi, perché in effetti noi adesso andremo a parlare di una patologia che, come dicevo prima, colpisce, pensate, circa 4 milioni di italiani, e per l'80% sono donne. Poi ci sono dei dati che ci dirà la professoressa, che sono davvero dati incredibili. Comunque approfondiamo la argomento insieme alla professoressa Maria Luisa Brandi, docente di endocrinologia e malattie metaboliche dell'Università Vita Salute San Raffaele di Milano. Bentornata professoressa, ci siamo lasciati veramente per un lampo. Ecco professoressa, qui abbiamo due formaggi, noi due tipi di formaggi, che presumo che sia un gruviera e una caciotta probabilmente, che hanno all'interno dei fori. Ecco, questo che cosa c'entra con l'osteoporosi? Allegoria, potremmo riportarla al nostro osso quando è normale, e quindi i fori sono molto più piccoli, come li troviamo anche nella caciotta che lei ha indicato, e nel gruviera invece questi fori sono diventati più importanti e il nostro osso si riduce in quantità e purtroppo anche in qualità, e questa è l'osteoporosi. Tra l'altro mi parlava prima durante il filmato di un dato incredibile, mi diceva che ogni minuto quante persone si fratturano? Noi mentre saremo qui si frattureranno più di 60 persone in questa trasmissione che dura circa un'ora. No, non qui nel programma nostro. No, non nel nostro programma, ma in questa frazione temporale si frattureranno questo numero di persone, che è molto alto. Quindi per dire quanto è importante tenere sotto controllo questa patologia. Sì. E visto che siamo qui in postazione touch, professoressa, io direi di partire subito con la nostra prima grafica per far vedere a casa come avviene il ciclo vitale proprio delle ossa. Prego, bravissima. Ma l'osso è un tessuto che è composto da due parti. Una è quella che noi chiamiamo compatta, che è quella esterna, questa specie di cornice che ha l'osso, e qualsiasi segmento osseo è così. E dentro c'è l'osso che noi chiamiamo trabecolare, dove avviene tutto il metabolismo, perché il metabolismo dell'osso avviene nelle superfici. Quella compatta è meno ampia come superficie, ma quella delle trabecole è molto ampia. Ci sono queste cellule che si chiamano osteoclasti, che continuamente riassorbono osso in modo da riformarle di nuovo con le cellule che sono qui indicate in blu, che sono gli osteoblasti. Quindi gli osteoblasti formano e gli osteoclasti riassorbono in un ciclo che è vitale per l'osso, perché infatti quando abbiamo malattie in cui non riassorbiamo, noi siamo malati se formiamo troppo. Quindi in realtà, anche se l'idea è quella, se costruiamo molto è meglio, in realtà l'equilibrio deve essere paritetico nell'età adulta. Noi tendiamo da bambini a costruire di più perché dobbiamo fare la nostra impalcatura. Certo, la nostra struttura. E questo abbiamo visto il ciclo normale, insomma, del ciclo vitale delle nostre ossa, quindi quando le nostre ossa godono di ottima salute. Però, visto che oggi parleremo di osteoporosi, vediamo, professoressa, che cosa succede alle nostre ossa quando vengono colpite da questa patologia. Prego. Allora, questo processo di metabolismo sulle superfici di tutte queste piccole trabecole, gli osteoclasti riassorbono, gli osteoblasti formano, nell'osteoporosi va in disequilibrio. Quindi noi o riassorbiamo troppo o costruiamo poco, a seconda delle condizioni cliniche che poi motivano la nostra osteoporosi, il nostro osso risulterà con queste trabecole che diventano sempre più sottili, si deconnettono una dall'altra, e quindi l'impalcatura, che deve reggere il nostro peso peraltro, o deve reggere dei pesi che noi dobbiamo sollevare, non riesce più a reggerli, e per traumi minori o senza traumi noi ci fratturiamo, e quella è la malattia. E quella è la malattia vera e propria. Ma ci sono delle persone, professoressa, che sono più soggette ad andare incontro a questo tipo di patologia? Beh, intanto ci sono dei fattori di rischio, quelli che non possiamo evitare, il fatto di essere donne, abbiamo detto che noi abbiamo siamo una più predisposizione a rischio, maggiore, certo. E di ammalarci di fratture da fragilità. Poi l'età, perché l'età è un fattore indipendente, perché con l'età l'osso comunque invecchia, e noi dobbiamo soltanto limitare questo invecchiamento oggi, perché viviamo troppo per reggere un osso osteoporotico così a lungo, e ci frattureremo altrimenti. Quindi l'età è un altro fattore che è inevitabile, sono farmaci che dobbiamo assumere, che sono salvavita. Quindi se abbiamo i cortisonici che a volte dobbiamo assumere. Adesso parleremo anche di questo, professoressa. Intanto quello che le volevo dire però è che la perdita ossea avviene molto lentamente, come diceva lei, in effetti avviene col passare degli anni, avviene
bene in una maniera silenziosa, oserei dire anche subdola, perché quando poi scopriamo di avere l'osteoporosi, magari potrebbe essere un po' tardi, anche se fortunatamente ci sono le cure. Ma ci sono altri campanelli d'allarme, visto che insomma si capisce poco di avere l'osteoporosi? Qualche consiglio che lei può darci? Sì, dobbiamo vedere quello che succede intorno alla menopausa. Le donne ti cominciano a dire che hanno mal di schiena e prima non l'avevano, quindi ho dolore alle ossa, non ce l'avevano avuto mai. I classici dolori alle ossa. Le ossa, c'ho dolore. Quindi non è artrosi, è un dolore che poi viene più la mattina presto quando ci si alza, poi col tempo noi camminiamo e migliora, e poi il fatto che la nostra schiena si può curvare un po', quindi lo dobbiamo guardare. C'è un campanello d'allarme importantissimo che è la nostra familiarità, per cui se noi veniamo da una famiglia di persone che si sono fratturate, ci sono state fratture importanti come quella di femore, noi l'ereditarietà di quello ce le abbiamo, è la nostra genetica, e quindi dobbiamo tenere conto di tutti questi fattori. Certo, se poi ci fratturiamo, per esempio cadendo un avambraccio perché siamo caduti dalla posizione retta o da una posizione seduta senza una grande motivazione, dobbiamo veramente metterci in allarme, perché quella è la prima frattura che avviene nella donna dopo la menopausa e che di solito decorre assolutamente non come significativa. E a quel punto che cosa bisogna fare quando si hanno questi sintomi, insomma quando si hanno questi avvisali? Bisogna fare un esame diagnostico che è di notevole importanza, ovvero la MOC. Certo, la MOC, che sta per mineralometria ossea computerizzata, misura il nostro minerale osseo e correla col rischio di fratturarci. Quindi la MOC ci dà un numerino che noi chiamiamo T-score, che è il numerino che se è per esempio meno 2,5 vuol dire che noi siamo osteoporotici, e quindi questo numero è quello che noi dobbiamo conoscere per sapere poi cosa fare. Assolutamente, professoressa. E proprio ieri, il 20 ottobre, c'è stata la giornata mondiale dell'osteoporosi, e in effetti in tutto il mondo ci sono state tante manifestazioni, tanti eventi per cercare di sensibilizzare su questa problematica. Professoressa, se lei mi vuole accompagnare, io direi di raggiungere la nostra postazione ambulatorio, perché in realtà noi non abbiamo potuto portare una MOC, che è un impianto radiologico abbastanza importante, però abbiamo voluto portare questa apparecchiatura, che è un'apparecchiatura agli ultrasuoni. Fra l'altro ci sta lavorando la nostra operatrice specializzata Ilaria Rossi su questa bellissima ragazza. Che cosa possiamo vedere con questo, professoressa? Ma intanto questa è una strumentazione che noi chiamiamo REMS, che è un ecografo vero e proprio, e studia attraverso certe radiofrequenze che si leggono nell'immagine ecografica quale è la nostra densità di minerale anche dell'osso, e quindi anche noi possiamo derivare da questo tipo di analisi uno score, che è quello T-score che dicevamo prima. Infatti questa tecnica è sovrapponibile dal punto di vista dei risultati a quello che possiamo ottenere con la strumentazione MOC, e è utilizzabile in certe condizioni. Per esempio, per noi è molto importante nel momento della gravidanza. Se dobbiamo monitorizzare una donna in gravidanza, vogliamo essere certi di non utilizzare nessuna assolutamente per non creare problemi al bambino, radiologica, certo. Seppur bassa come è nella densità minerale osseo che noi utilizziamo quando facciamo la MOC, però noi non esponiamo le donne a quello, e questo potrebbe essere utilizzato in quelle fasce di età oppure anche nei bambini. Ecco, fra l'altro questo esame so che dura circa 2 minuti, nel frattempo posso farle un'altra domanda. Volevo chiedergli, professoressa, fortunatamente oggi per chi soffre di osteoporosi ci sono dei farmaci molto efficaci. Innanzitutto quali sono e poi come agiscono? Allora, intanto proprio bisogna dire, io voglio dare una raccomandazione a tutti quelli a cui è stata fatta una diagnosi di osteoporosi: non vi preoccupate troppo, perché arrivate sempre troppo preoccupati. Oggi abbiamo mezzi... parliamo di fratture, professoressa, lo so, ma noi abbiamo mezzi per prevenire le fratture, ecco, fino al 70%. Sì. La frattura di femore dell'anziano è l'evento clinico più prevenibile nell'età avanzata. Quindi non abbiate paura, mettete in atto tutta la prevenzione primaria di cui abbiamo parlato prima, anche l'attività fisica, l'alimentazione, l'esposizione alla luce solare. Se siete anziani assumerete vitamina D, e poi ci sono i farmaci. Noi abbiamo farmaci che inibiscono il riassorbimento, aumentano la formazione, fanno tutte e due le cose insieme. Li somministriamo per via endovenosa, intramuscolare, sottocutanea, orale, anche una volta all'anno.
c'è una scelta per tutti, quindi non drammatizzate. Quindi non drammatizzare, questo è il motto della professoressa Brandi. Professoressa, possiamo vedere però, possiamo cercare di capire se l'esame è andato bene? Ma intanto quello che noi riusciamo a vedere qui è che l'immagine ecografica ci viene dalla colonna vertebrale, le stesse quattro vertebre che misura la DEXA, e vediamo che l'esame è normale, è una donna giovane, c'è un valore di T-score che è meno 1, che per noi meno 1 significa normalità. Quindi lo score è nei parametri e quindi la nostra ragazza sta bene. Bene, professoressa, io la ringrazio, ringrazio anche l'operatrice, ringrazio la ragazza che si è sottoposta a questo.